Manca sangue e plasma, una carenza cronica che si accentua soprattutto in estate e i numerosi incidenti stradali di questo periodo vanno ad aggravare una situazione già di emergenza, ad aggiungersi la riapertura delle sale operatorie con gli interventi che erano stati sospesi, a lanciare l'appello Elavis, donate prima di andare in vacanza. C'è necessità di sangue per gli interventi, per gli incidenti che stanno capitando, che si stanno veramente distruggendo a livello psicologico, perché vittime, persone che se ne vanno così per la strada, è una cosa terribile per le famiglie, per chi che mancano a tutti noi. Ma non solo sangue, in questo momento c'è estremo bisogno anche di plasma. Ma il plasma, come si sa, si fanno i farmaci salvavita assolutamente necessari per tutte quelle malattie che non sono quelle immediate, come la donazione dei globuli rossi, che devono essere trasfusi negli incidenti o negli interventi. Ma abbiamo necessità di continuare assolutamente di fare sia sangue intero, vale a dire globuli rossi, e plasma, assolutamente. L'appello è rivolto ai donatori che riprendono la voglia di andare a donare, spiega Wanda Pradal, presidente regionale dell'Avis. La pandemia, questi 2 anni difficili, ha creato una stanchezza che si ripercuote anche nelle donazioni. Ma non possiamo attendere, spiega la presidente, perché la necessità ora è grande. Non siamo ancora in super emergenza, però ci manca poco. Dobbiamo comunque continuare a donare. Mi auguro che anche i medici, gli infermieri nei centri trasfusionali, come nelle nostre 3 UDR, vale a dire Venezia, Padova e Treviso, continuino la loro missione della donazione, assolutamente. E mi auguro che anche questa mancanza di medici, che comunque non è solo nel Veneto, ma è in tutta Italia, ma questo si risolva nel più breve tempo possibile. O bisogna assolutamente trovare delle modalità diverse per poter entrare nei centri trasfusionali con orari flessibili, anche per permettere ai nostri donatori di poter continuare l'attività di donazione.